Ciao a tutte e bentornate. Io vi do il benvenuto con questo bellissimo scarponcino realizzato per un baby. Questa misura che andremo a realizzare sarà 0-3 mesi. Se la volete più grande, aumentate le catenelle d'inizio. Allora, occorrente 2 tipi di colore di lana. Vi lascerò il link se ne avete voglia di acquistarlo sul mio sito online. Io in questo caso ho preso il grigio e il beige che andrò, non so se vi ricordate il cappellino fatto precedentemente, quella con le orecchiette, molto simpatico. Se non l'avete visto, magari dateci uno sguardo e saranno abbinate a quel cappello. E niente, allora, 2 tipi di lana, uncinetto numero 3,5. Due segnapunti, io in questo caso ho usato questi, ma se non avete questi potete usare benissimamente delle spille. Il nostro ago grande per cucire, le rifiniture della scarpa, e questa scarpetta misura 10 cm. Logicamente a volte succede anche che magari facendo gli stessi punti, se si usa una lana più doppia esce più grande, quindi dovete regolarvi voi. Ok, detto questo, i punti che useremo saranno catenelle, maglie basse, mezze maglie alte e maglie alte. Andremo a lavorare come prima cosa la nostra base della nostra scarpa e poi nella stessa tinta lavoreremo il sotto, diciamo, della scarpa e poi il sopra del nostro stivaletto. Se magari avete voglia di realizzare in altri colori oppure magari farla tutto di un colore e la linguetta di un altro colore, lascia a voi la scelta, ognuno fa, diciamo, il gusto che vuole. Questo è un modello maschile, ma poi lo potrete tranquillamente realizzare anche per modello femminile, magari facendoci un fiocchettino con un piccolo raso qui davanti, oppure lateralmente, e logicamente cambiando anche i colori, e perché no, anche usando gli stessi colori, aggiungendo dei fiocchettini oppure dei bottoncini, magari al lato, qui davanti, come volete voi, si può rendere femminile. Ok, incominciamo il nostro tutor.